Shell danni del 7 giugno 2011. Drazzo. Torniamo. Il nostro obiettivo principale continua ad essere il primo contatto, preceduto dalla corretta divulgazione. I nostri team di collegamento sono ora impegnati a mettere i governi del mondo a bordo, e abbiamo detto ai nostri alleati di terra che è arrivato il momento di agire. Attualmente, stiamo aiutando loro ad ottenere un maggiore governo di transizione, sottoscritto da oltre 140 nazioni, e una task force speciale dei gruppi giuridici governativi stanno attuando questa documentazione. Inoltre, un gruppo di diplomatici di alte cariche sono attualmente in una breve e globale missione per risolvere le eventuali discordie che permangono in merito alle disposizioni in tali documenti. Abbiamo intenzione di utilizzare i nostri buoni uffici per persuadere e convincere qualsiasi dissidente influente riguardo questo accordo, perché è essenziale che la vostra realtà sia trasformata, adesso, e per il meglio. La divulgazione è di vitale importanza, ed essa cambia letteralmente tutto. La vostra società globale è confinante con il collasso, e viene mantenuto funzionante dal potere di pochi privilegiati. Questi esseri, contro ogni previsione, stanno mantenendo il vostro livello mondiale appena a galla. Il nostro compito è quello di aggirare questa follia e creare una nuova realtà per voi, che consenta a ciascuno di voi di raggiungere il vostro potenziale divino. La divulgazione è il catalizzatore magico che erode rapidamente la carica residua della cabala. La pressione che stiamo esercitando per la divulgazione è quello di consentire ai nostri alleati di portare avanti quelle riforme che inizieranno il dietrofront in direzione della vostra società. Annunci riguardanti questi molti temi sono imminenti. Stiamo anche monitorando gli oscuri segreti delle armi del terrore, delle tenebre, in quanto è fondamentale che questi dispositivi orrendi siano tenuti a bada. Questo non impedisce il karma precedentemente maturato dalla vostra società di continuare a manifestarsi sotto forma di diverse catastrofi globali che voi vedete ogni giorno nei vostri telegiornali. Queste sono le avvertenze di Gaia per voi, per riparare le vostre maniere e di adottare politiche che sostengano la madre terra, astenendosi dal nuocerla. Tali politiche comprendono la fine dei guerrafondai senza rimorso e il rilascio di numerose nuove tecnologie appropriate. Siamo pronti, come sempre, per assistere l'introduzione di questi dispositivi. I vecchi metodi degli oscuri del vostro mondo sono oltre, ed è giunto il momento di presentare le vie della luce. Il cielo mantiene il suo programma per cambiare la vostra realtà e sta preparando il vostro corpo, mente e spirito per la piena consapevolezza. Un obiettivo è quello di aumentare continuamente la frequenza di base di questa realtà che ha avuto l'effetto di trasformare la lunghezza effettiva di ogni giorno dalle tradizionali 24 ore per una giornata come fossero 14 ore. Questo spiega la frenesia, sentendosi spinti, molti di voi stanno sperimentando. Mentre il vostro mondo si muove in avanti, gli oscuri cercano di interrompere questo momento, nonostante l'inutilità di questa ricerca. I preparativi dei legali degli alleati di terra sono al punto di completamento e ancora gli oscuri inseguono invano una qualche forma di soluzione miracolo. Vi è, ovviamente, una sola opzione a loro disposizione: arrendersi. I maestri ascesi stanno preparando i loro alleati per avviare l'esecuzione delle disposizioni contenute nei documenti firmati in Europa e hanno convenuto, seppur a malincuore, molti altri governi importanti. Questi massicci trasferimenti di potenza, accoppiati con una grande redistribuzione della ricchezza nella vostra società, sono l'ultimo passo prima della divulgazione. Benedizioni. Noi siamo i maestri ascesi. Possiamo riferire che molti nostri associati hanno completato l'accettazione degli accordi definitivi che stabiliscono chi sono ad assumere posizioni di custodia del governo. Questi individui stanno preparando gli annunci che per sempre trasformeranno il modo in cui il mondo funziona.
Una precisazione primaria è quella di essere il nuovo stato della cooperazione tra le nazioni, a cominciare dal ritorno immediato delle truppe straniere alle loro rispettive terre d'origine. Abbiamo anche l'intenzione di mostrarci a voi e utilizzare quel momento per diffondere un messaggio di pace, amore e fratellanza universale. Questi momenti serviranno a trasformare l'odio e la divisione del mondo corrotto in amore e accettazione reciproca. Questa fioritura di compassione può facilmente cambiare le nazioni nel modo in cui si relazionano tra loro. Vogliamo utilizzare questo crescente amore e consapevolezza per trasformare gli alti livelli di xenofobia globale in una coscienza che può accogliere il nostro spazio e le spirituali famiglie con gioia. Il processo in corso per manifestare la vostra nuova realtà è quasi completa. Stiamo muovendo coloro che sono stati scelti per fare gli annunci iniziali in luoghi di sicurezza. In questi luoghi vi sono i mezzi di comunicazione, i quali sono custoditi dai nostri alleati della Federazione Galattica. Questi siti sono stati scelti per due motivi. Primo, sono assolutamente sicuri, e questo è fondamentale, perché siamo sicuri che gli oscuri faranno la loro raffica finale di attacchi per disturbare i cambiamenti nel governo. In secondo luogo, abbiamo chiesto che il trasferimento della chiave di nuovo personale governativo siano disposti subito dopo che gli annunci iniziali sono fatti. Questo è stato accolto, e ora stiamo provando le operazioni di trasferimento effettivo. Siamo un po' preoccupati per una serie di governi importanti, e così la Federazione Galattica e ognuno di noi hanno preparato un po' di sorprese speciali per i cabalisti oscuri e i loro tirapiedi del governo. Queste sorprese sconfiggeranno ogni tentativo disperato da parte loro. La creazione di questa nuova realtà cosciente è ciò che il cielo si aspetta da noi. Pertanto, vegliamo su di voi, affinché il vostro corpo fisico si innalzi, e mentre Gaia altera la vostra realtà fisica, i modi degli oscuri del vostro mondo si stanno irrevocabilmente trasformando ed una nuova era di luce si sta rapidamente manifestando. Gli oscuri possono vedere chiaramente la scritta sul muro, mentre si erge la nostra gioia, sempre più, nel risvegliarvi con i nostri messaggi di luce, saggezza e speranza. Il cielo ha riunito molte anime da diversi mondi, in questa galassia ed altri, in tutta questa vasta creazione. Tutti voi siete qui per ancorarvi in un nuovo regno della coscienza, dedicato alla luce, e ad adempiere i decreti sacri del Lord Surea e del Grande Serafin di Aeon. Noi quotidianamente benediciamo questi eloquenti della luce e i loro potenti decreti. Rallegratevi nella luce ed i suoi modi possenti. Mentre il vostro mondo oscuro orientato è sul punto di crollare, i nostri programmi per portare il regno di luce in essere si stanno manifestando. Gli oscuri comprendono a fondo la loro situazione terribile, ma sono tuttavia ancora in grado di svincolarsi dalla loro arroganza cieca e lasciare andare quello che ora è chiaramente un'impresa fallita. Nel frattempo, la Federazione Galattica ed i Maestri Ascesi continuano ad offrire ai cabalisti la possibilità di grazia per riscattarsi da subito, per la radiodiffusione e la divulgazione nell'effettuare le loro dimissioni, ammettendo ciò che hanno fatto negli ultimi 200 anni. È altamente improbabile che loro facciano questo, in quanto crediamo fortemente che la rabbia delle masse non può essere così facilmente spenta, e siamo convinti che l'enormità dei loro crimini non può che finire male per loro. Noi crediamo in modo diverso, e loro sono pronti a rimuoversi dal potere. Oggi, noi marciamo verso la vittoria. Un grande trionfo è stato reso possibile da diversi eventi che sono successi il mese scorso. La realtà delle tenebre si avvicina al collasso, e il momento divino è giunto per i primi cambiamenti ad essere svelati. Prepariamoci a gioire. Cari, sapete che l'innumerevole e infinita abbondanza celeste vi appartiene. Così sia. Selamat Gayum, Selamatia, in siriano, siate nella gioia. Sheldanidel, traduzione, Mario.